Bene, nella parte 2 abbiamo collegato il potenziometro al circuito con l'Arduino e ora come prima cosa andiamo a vedere un esempio del risultato, dell'ultimo risultato che si può ottenere. Quindi collego la mia batteria. 9 volt. Ecco qui. Allora, c'è la schermata iniziale, quindi ora premiamo il tasto start e come vedete, muovendo il potenziometro si va a giocare con il videogioco in questo modo. Bene, mentre gioco spiego un po' brevemente l'ultimo collegamento da effettuare per il potenziometro. Allora, il potenziometro ha 3 poli. I primi due devono essere collegati alle linee di alimentazione, quindi al ground e al 5 volt e al positivo. Questo filo, che è più grande rispetto agli altri, è il polo centrale del potenziometro e va collegato all'ingresso 0. Quindi vedete di questa è la tacchetta di alimentazione, va collegato qui. Tacchetta di alimentazione pin 0 del digitale. No, scusate, pin 0 credo dell'analogico. Pin 0 dell'analogico, quindi lo colleghiamo qui e qui intanto il gioco si è resettato. Quindi, ricapitolando un po' quelli che sono i collegamenti da fare sull'Arduino, abbiamo il pulsante che va collegato con a cavallo dei due lati della breadboard. Il primo pulsante, quindi quest'angolino qui esterno, va collegato al positivo. L'altro angolo, quindi l'angolo sinistro in basso va collegato al positivo, l'angolo destro, questo qui in alto, va collegato al ground, al negativo. Le due piste di alimentazione sono collegate insieme mediante due ponticelli, per il più e per il meno. Il potenziometro già l'abbiamo visto, rimane solo la sincronizzazione video, quindi fatto questo piccolo corto tra una resistenza da 330 kΩ e una da 1 ohm, qui, quindi fatto questo ponticello di corto. Infine, un'uscita del cavo video la colleghiamo subito al di sotto di questo ponticello, mentre l'altra la colleghiamo al ground della breadboard. Andiamo invece ad analizzare i collegamenti sull'Arduino dal ground della breadboard, dal 5 volt al positivo della breadboard, poi abbiamo dal pin digitale numero 2 all'interruttore, dove abbiamo messo la resistenza da 10 kΩ, il pin analogico 0 al centro del potenziometro e i due cavi per la sincronizzazione video vanno rispettivamente una al pin 8 e una al pin 9. Al pin 8 va la resistenza da 1 kΩ, al pin 9 va la resistenza da 330 kΩ. Questi sono i collegamenti da fare e a parte poi l'upload del codice nella scheda Arduino. Questi sono i collegamenti da fare per ottenere il videogioco Pong. Quindi facciamo un'altra piccola dimostrazione. Con il potenziometro, vedete, si vanno a direzionare le due stecchette che poi controllano il videogioco. È un videogioco che può avere la sua difficoltà perché l'unico controllo disponibile sono appunto queste due stecchette. Per il momento
è possibile solo giocare contro il computer, perché voi in realtà le controllate entrambe, quindi è possibile giocare solo contro la pallina, sperando che in futuro riusciamo ad aggiungere un altro potenziometro per un gioco, una persona contro un altro avversario fisico, diciamo. Bene, si conclude qui la seconda parte del tutorial per l'Arduino, sempre in collaborazione con X Electronics, Dylan Channel, saluta al prossimo video.